Allora, Passione Maremma è certamente una manifestazione che è partita con l'enologia, però c'è l'olio che è un alimento, l'alimento naturale più vicino al materno, che ha tantissima importanza, e fortunatamente negli ultimi anni ha pensato di convocare anche produttori di oli. Qui siamo nello stand di l'olio di Nonna Adamo e se ce lo facciamo raccontare da Fabio, che è il produttore. Aspetta Fabio, vai, parla pure. Buongiorno, io sono Fabio, faccio parte del gruppo dell'azienda di Piccine Adamo che produce l'olio di Nonna Adamo. Siamo una piccola azienda del Montamiata, produciamo l'olivastra, che è questa olivastra di Seggiano. L'olivastra seggianese, sì. Che è una cultivar tipica della Miata, perché è resistente al freddo e quindi nei secoli si è selezionata, e nella alta quota della Miata, in questa fascia di questo cono vulcanico, c'è solo lei. Quindi è un olio molto. È l'unico monovarietale toscano praticamente. È l'unico monovarietale naturale, diciamo, sì. Così, perché gli altri magari sono fatti perché scelta di olive, questa invece è una scelta di natura. E questa olivastra, fra l'altro, è caratteristica perché se la porta in pianura non fruttifica, e quindi è una nicchia di prodotto che esiste solamente in questa fascia climatica. Questo è importante anche perché 2 anni fa ha avuto il riconoscimento della DOP di Seggiano, che è questo simbolo, che è un consorzio di tutela in fase di riconoscimento che garantisce la certificazione che l'olivastra è oltre l'85%, garantisce l'alta qualità del prodotto e la piena tracciabilità con il numero delle bottiglie, quindi dalla partenza fino all'arrivo. Inoltre questa olivastra si caratterizza per la sua diversità rispetto alle altre cultivar tipiche dell'olio, in quanto è proprio un'olivastra, quindi ha un'oliva tonda, piccola, con alta resa in olio, le piante sono enormi, sono in mezzo a, gli oliveti sono inerbiti, proprio perché siamo in montagna, l'acqua non è un problema, e l'altro vantaggio è che essendo ad alte quote non è colpita dalla mosca dell'olivo, che è il più grosso nemico. La Dracustole, che è una bella fortuna. Qualità, quindi una bella fortuna. L'azienda, chiaramente siamo in conversione biologica ormai al terzo anno, quindi certificati, anche perché appunto è abbastanza semplice essere anche biologici perché abbiamo questo vantaggio. Scusi, sono. L'altra caratteristica è l'olio, che è un olio unico, fra virgolette, a questa olivastra, che è molto profumato, un profumo erbaceo di erba aromatica, e al sapore invece è molto delicato. E questo fa sì che si differenzia dal classico olio toscano, che invece magari è un po' più forte, un po' piccante, saporito. E noi infatti lo proponiamo con abbinamenti su pesce, maionese, minestre, verdure, proprio perché ha questa caratteristica di essere molto flessibile, piace anche molto agli chef perché chiaramente non copre il sapore, quindi lo esalta, e ha questa caratteristica appunto che lo riconosciamo anche fra gli altri oli. Fabio, ti interrompo un momentino, hai detto delle grosse verità. Io girando per i ristoranti vedo che servono l'insalata, fanno la maionese con l'olio toscano, che in bocca può essere buono, può piacere, però dico la materia prima non si avverte più, mentre da quello che ho capito l'olivastra seggianese permette di condire insalate, condire pesce, fare maionese in un modo perfetto, cioè che ci sia l'equilibrio fra olio e uovo. Sì, è proprio nel senso, noi proprio la prova della maionese forse è quella più difficile, sì. Perché chiaramente con l'olio di solito viene un po' amara, invece l'olivastra ha questa sua particolarità, che è questo piccante, ha un retrogusto di amaro di carciofo, sì. Che è proprio suo caratteristico l'olivastra e lo rende riconoscibile anche fra gli altri oli, che però appunto è comunque leggero e arriva dopo al sapore e non copre i gusti, e non copre. Perché sul pesce arrosto, per esempio, su un piatto molto delicato, l'olio d'olivastra è sicuramente ottimale. Certo, senti, un'altra faccenda. Questa tipicità dell'olivastra seggianese, quindi ci sono tutti questi ristoranti che servono pesce oggi anche in città, vengono sentite queste necessità di abbinamento? Perché a mio giudizio l'olio ha un abbinamento forse più stretto di quello del vino, sì. Che tu sappia. Sì, allora, questo c'è da lavorarci, perché il vino ormai ha raggiunto un certo livello culturale sia fra il consumatore e anche fra il ristoratore. Poi il vino viene considerato una bevanda e quindi viene pagato a parte, mentre l'olio, fra virgolette, viene considerato nel pacchetto alimentare, quindi il ristoratore dice ma a me chi me lo paga l'olio? In realtà i ristoratori però si sono accorti che il consumatore inizia a guardare anche l'olio, e per questo noi abbiamo per esempio introdotto la bottiglia con l'anti
infrazione, sia per garantire il consumatore. Che dovrebbe però andare in obbligo per tutti. Doveva essere un obbligo di legge, poi è stato rinviato, come tutte le cose che sono fatte bene, e però piano piano sta arriverà. Poi andiamo anche su formati ridotti, cioè dal 100 al 250, in quanto secondo noi sulla tavola anche l'olio dovrebbe essere aperto al momento del pasto. Addirittura uno finisce la bottiglia, magari la paga anche, se la porta a casa, e sarebbe anche un modo diverso. Molto intelligente questo discorso. Questo sarebbe una cosa che noi aspiriamo, infatti il 100 lo proponiamo spesso. Però abbiamo visto che ora i ristoranti stanno facendo anche le carte degli oli, perché si sono accorti che fare un buon piatto e poi mettere un olio cattivo rovina il piatto. Quindi anche questo alla fine, sì, l'olio, una bottiglia d'olio alla fine, se uno lo condisce a crudo, può durare del tempo, non è che è un... e quindi alla fine anche il costo è minimo. No, comunque poi c'è da considerare un'altra faccenda. Io mi ricordo quando abituai, cioè quando convinsi Veronelli a parlare di olio in modo serio, e lui mi mandò una volta, eravamo al Vinitaly, a mandare un grande ristorante sul lago di Garda, dove c'erano delle bottiglie d'olio con etichette buone, però io le assaggiai tutti vergognosi. Perché? Perché avevano ritappato, cioè messo olio anche di semi in queste bottiglie. E ricordo che telefonai a Antinori, perché c'era anche lui Antinori, c'era quello di Sassicaia, dicendogli perché. Lui mi disse: sei Giancarlo, 6 anni fa, 7 anni fa gli ho venduto 6 bottiglie d'olio, quindi saranno mille. Sì. E questo c'è il rischio di rovinare anche il nome di un'azienda, voglio dire. Questo è proprio frode, nel senso, questo è frode alimentare. Infatti anche il vino andrebbe stappato al momento del cliente, anche sull'olio sarebbe arrivato a aprire la bottiglia davanti. Purtroppo sono passaggi difficoltosi, quindi i ristoranti hanno un forte compito, come anche gli chef, che sono loro che poi hanno il primo contatto con il cliente, il ristoratore. Poi chiaramente noi come piccoli produttori ci proponiamo, e magari anche una manifestazione come questa serve anche a divulgare il concetto della qualità dell'olio, a farlo assaggiare e a rendersi conto che un profumo di un olio è una caratteristica che magari loro non hanno mai sentito, perché sono abituati a un olio magari più commerciale. Bene, grazie Fabio, e in bocca al lupo. Grazie, altrettanto.